problema di questa città non è adesso, è da una vita. Qua c'è troppa delinquenza, c'è troppa criminalità. I poliziotti e i carabinieri fanno i fatti loro, perché poi quelli si devono fare i fatti loro. E qui sta crescendo una totalità di criminalità assurda, che poi sta Meloni sta incrementando. Cioè sta Meloni vuole proprio lo sfracello dell'Italia. Qualcuno lo ha capito, speriamo che la mandano a quel paese, però logicamente uno a 16 anni con un'arma ammazza un altro giovane. Ma dove siamo arrivati? Ma quale più credenza c'ha sta città? Sta città non c'ha niente. Dovete morire in questa criminalità psicopatica e sporca, che parte dallo Stato, però non parte dalla città. Ma c'è, domani mattina non glielo dice nemmeno a tua madre, piglia da zambogna e fui dentro a sta città, vedrai che farai tutto. Mi saluta e spero che scoppi o Vesuvio, così a fornimmo questa storia. Ciao Frick. Ciao Pier. Chi è? Oh! Gasparotto, il re del... Il re del panciotto! Bravo! Però ogni tanto pure se ne va a cagare, se sta psicopatia proprio scandallata, e c'è dove sotto il stava tutto male, stava tutto male. Il re del panciotto è amico del re del capocciotto. È tutto nafico. È tutto nafico. La figura è niente. Non sapevo. Normale. È normale, ma va, ok, Ivanna parla, ma scusa. Ivanna parla, ma fa sentire. Posso dire Ivanna che dice? Ah, sì. Ma hai capito che dice? Dicono quando si scende. Questa conferenza, ma io sono qui. Ciao signora! Piacere, Chiappariello. Numero ciao. Uno, ma numero Chiappariello. E tu come ti chiami? Mi distallo veramente, ma sì, Pier Macchè. Bellissimo, una bellissima persona. Grazie signor. Pier Macchè. Io sono Pier Macchè. Ah, la maschera. Ma sei anche tu una maschera, però. Ma perché non è la nostra entità pure Castiglia e si stanno pigliando? Scusa. Ma chi sono figliati? Come lo portano? Ma mica se lo portano, se l'hanno accattato. Hanno fatto buona se lo accattato. Non dire che subito hanno accucciato il torrente. Se noi non siamo capaci di valorizzare quella catenina, ben vengano le mani sulla città. Bel ragionamento. E così non ci pisciano in coppa e non ci chiamano i pallonate. Questo è il nostro senso di appartenenza, vedi? Quando le cose nostre appartengono a qualcun altro e manco sapimmo. Quella è la cosa grave, manco lo sappiamo. Ma che te ne fotte? Tanto Castillo, Stadia, Galleria, stanno sempre là. Stanno sempre là, ma non sono più nostri. Siamo terroni io e te e falla. Bella e buona. Siamo terroni io e te, ma tu lo eri prima di me. Hai fatto l'Italia per farmi terrore per te. Io non ricordo te che chi, guarda che gli strumenti musicali secondo te chi. E perché mi ritrovo da solo, ma vedo i tuoi capelli. Io non mi voglio fare nessuno, a parte che questa frase non mi è mai piaciuta. Non ti ho detto, non mi voglio. E intanto stringo il tuo cuore. Mi piace moltissimo. Sei la più bella che l'ha mai conosciuta. Ma posso dire una cosa? Ti senti male se io voglio conoscere, no? Non andare anche. È troppo lungo questo pezzo. Sasi, fa le bolle di sapone, lo faccio. Sicuro? E perché non si fa le bolle? Ah, allora è giusto. Non si fa le bolle. Ma
fratello ha uno stipendio, hanno fatto i fanno. Ma lasci un gas, ma facevo camera, così bello. E lei sta per metà. Ah, ci sta per metà. A chi ha agitato i pesanti? A Gigino Mandolino. Ma che la Gigina è felice, molto. Ha imparato due note mandolino, mo sono sulla mente. Ma come può essere felice se prima faticava ma come sei? Lui lavora con la sua passione, perciò è felice. Anche stasera abbiamo tutte lavorato. Tutte le sere è fatto sì. Io so qua e loro stanno là. Tu diventerai una maschera famosa, prenderai il posto di Paolo Cinelli. Paolo Cinelli, Pulcinello. Le persone ti amano e ti vogliono bene per quello che fai. Io vengo soltanto da una famiglia di musicisti. Mio nonno è stato collaboratore anche del grande Bruni. Poi è stato un pezzo al Sergio Bruni Primavera. Il fratello di mio padre era il batterista di Claudio Villa. Quindi c'erano l'orchestra, stanno sempre andando a musica, quindi io vengo... A 14 anni già stivo transatlantico. Mi hanno fermato qua fuori, ho fatto gli auguri a una, però mi hanno fatto sfruttare qualche capocchio, cosa. Vabbè, poi mi hanno dato 5 euro. Comunque, fare lo spettacolo pensando a quello che è accaduto ieri sera... Non è una bella cosa. Oh, io penso ai genitori, come fanno a campare? Appena ho saputo di questa cosa, ho messo mano subito allo spettacolo che stavo scrivendo sulla morte, che uno pensa, ma è giusto, non è giusto. Quando capitano queste cose, uno cerca di ragionare. E non so come si faccia a non impazzire per la morte di un figlio, di una persona cara, non lo so. E il mio prossimo spettacolo penso che sia dedicato alla morte. Sì. Sta città fa schifo. Fa schifo perché c'è troppa violenza. Mi mamma già sta accorto, io potrei pure telefono a mamma, è notte, è una città che tu tieni paura di uscire la sera. Grazie! Non è una città normale, è una città pericolosa. E fin quando ci sarà questa violenza, questa cultura della violenza, instillata anche dal cinema, sti giovani che hanno fatto? Cresceranno così. Che pistola rinda sacca. Perché se non vogliono mora così, senza motivo, perché lo sparano. Addirittura un bambino lo spara. Vuol dire che fa schifo. E a me già mi stava nella buona. I falchi. Come non mi è capitato, con qualcuno mi ha sparato. Ma potrà capitarmi, perciò sta città fa schifo, la amo perché amo la bellezza di questa città, ma non la amo perché ci stanno i chiavi, però con tutto che la amo devo dire che fa schifo. Perché c'è troppa violenza. Nel momento in cui la violenza sarà diminuita, allora posso iniziare a dire che è una bella città. Ma altrimenti Napoli farà sempre schifo. Noi amiamo una città che fa schifo. Perché è violenta. Purtroppo è così. Vedete quanto vale l'esercito? Niente. La polizia mi sta vittando sotto. Grazie. Ciao. Beh, io
faccio una vita fantastica e poi mi arrivano queste notizie che ti fanno pensare che la realtà è troppo più forte della fantasia. Come si fa a far finta che non esiste la realtà? Questa brutta realtà. Come si fa? Io che vivo in una fiaba ne soffro di questa realtà. Figuriamoci chi vive nella realtà come ne soffre della realtà. Mamma mia. Una saga volta. Una saga volta. Mi ama, detto. Grazie, ciao! Eita, cavo! Ehi, ciao! È verde, vai! Vi porto tutti su TikTok. Sono andato a casa. Sì. Faccio l'artista di strada. Siete voi! Da Castel del Lobo. Io e Chiapparello dobbiamo fare un bel dialogo sulla morte, ma bello lungo, eh? Oh, si scema morte, la gente se ne va. Papà è parlare la vita. La vita non ammette giustizia, è completamente indifferente alle sofferenze umane, ma di qualsiasi tipo di forma di vita. Bello, quando parlammo la zanzara, la c'era zanzara, dice perché scusa che fai, la c'era mosche, tu la c'era mosche, si un assassino, sono assassino, perché mi devo mettere in galera se la c'era mosche, la mettono in galera manca se la c'era a nome, si un assassino, ma siamo tutti assassini, perché uccidiamo una vita, e a boh. È la contraddizione della vita stessa. E chi è tagliato mi è mai so Paolo, mai di so. Paolo Maristo? Amico mio. Paolo, grande Paolo. Ciao amiche. Allora capite, bisogna discutere sul valore che diamo alle vite. Il valore che diamo alla vita di una platta e un valore che diamo alla vita di un essere umano. Spesso anche all'essere umano noi diamo il valore di una platta.